siamo a Gioia Tauro, dove tra pochi minuti inizierà il corteo storico Un giorno nelle terre di Geolia alla corte del Gran Capitano Consalvo di Cordova. Il corteo si snoderà per le vie principali della città di Gioia Tauro e si concluderà nel centro storico denominato il Piano delle Fosse, dove veramente si respirano le nobili origini della città di Gioia Tauro. Seguiteci e vi emozionerete insieme a noi. Thank you.
Buonasera, io con Salvo Fernando de Córdoba, gran capitano di Spagna, viceré di Napoli, prendo possesso delle terre di Gioia, Terranova San Giorgio, nel nome di Ferdinando il Cattolico. Vi auguro un buon San Lorenzo e una buona festa a tutti. Grazie. Grazie, grazie. Buonasera a tutti, io faccio un ringraziamento naturalmente a tutti voi che siete qui a Gioia Tauro, chi è di Gioia Tauro naturalmente lo ringraziamo per aver partecipato, chi invece è venuto da fuori vi ringraziamo e vi diamo il benvenuto a Gioia Tauro. Dottoressa Moliterno, questa sera Gioia Tauro ha indossato un bellissimo vestito, il vestito della storia. Sì, sono pienamente d'accordo, il vestito della storia, della cultura, di quello che dobbiamo, dei nostri antenati, quindi di quello che è stato la storia, e l'abbiamo riportata. Mi ha fatto piacere perché vedere tutte queste persone vestite con questi abiti così belli, devo dire, antichi, che risalgono al periodo del Medioevo, ma così belli, così tenuti benissimo. Infatti tengo a fare un ringraziamento a colui che ha ideato tutto questo, a Pino Bruzzese, perché, e i suoi figli naturalmente, perché è stato molto bello. Ed è stato bello naturalmente vedere tutti questi partecipanti che si sono prodigati ad essere qui. Ci troviamo al piano delle fosse, cuore della città di Gioia Tauro. Potrebbe essere ancora di più valorizzato. Cosa si può fare? Ci sarebbe tanto da rivalutare a livello anche strutturale e piano piano con i fondi del PNR, però stiamo anche cercando di portare quella che è la cultura del poter vivere le nostre mura antiche. E non potevano mancare a Gioia Tauro gli sbandieratori di Paternò che arrivano dalla vicina Sicilia. Sì, noi siamo di Paternò in provincia di Catania. Arriviamo qua con gli sbandieratori, ma anche col corteo storico. Qui ci abbiamo la presidente Asero Lucia. Siamo felici di essere qua. Ormai diciamo nelle zone, abbiamo girato un po' le zone ed è meravigliosamente bello qui, voi qui in Calabria. E niente, rappresentiamo con i nostri colori, anche per curiosità, per quello che avete visto nelle immagini, noi rappresentiamo la nostra santa padrona Santa Barbara, che la portiamo sempre nel cuore, e veniamo proprio da sotto l'Etna, da Paternò. Corteo storico Bianca di Navarra, sempre da Paternò, e speriamo di ritornare nuovamente qui a Gioia Tauro. Sicuramente, perché ci avete emozionato tantissimo. Complimenti e speriamo di ritrovarci ancora. Grazie a voi, speriamo di ritornare anche con il più piccolo sbandieratore d'Italia che abbiamo qui, si chiama Giorgio Motta. Vi ringrazio, ok? Speriamo di ritornare, se Dio vuole. Allora, volevamo anche ringraziare Emilia Bruzzese e l'amministrazione comunale. Grazie di averci invitato e speriamo di ritornare anche il prossimo anno. Dottore Bruzzese, senza di lei questa meraviglia stasera non sarebbe stata possibile. Eh sì, è chiaro, non solo senza di me. Io sono stato accompagnato davvero da tantissima gente, tutti i figuranti, non solo il gruppo storico dei Blamaior, che ringrazio, e soprattutto ringrazio voi, che senza di voi, che molto siete molto sensibili per quanto riguarda la storia, quello che è realmente nella piana, e quindi siete venuti stasera ad omaggiare con la vostra presenza e divulgare quello che si fa in Calabria, come per esempio stasera Gioia Tauro. Quanto sono importanti i cortei storici? Secondo lei avvicinano le persone alla storia? E certo, anzi, i cortei storici non fanno altro che rimettere e rifar vedere quello che è stata la nostra Calabria, tutta diciamo la nostra Italia, e quindi la Calabria in modo particolare, anche perché si pensa che in Calabria ovviamente
quando si parla di Calabria si parla di pastori e si parla di altro, invece no, la Calabria è una Calabria piena di nobiltà, una Calabria dove ha visto realmente questi costumi, questa bellezza, e quindi noi non facciamo altro che mandare avanti questo che è un nostro progetto importante per far conoscere ai piccoli quelli che effettivamente eravamo tutte le famiglie calabresi. Lei ha parlato di costumi, ci può descrivere ancora di più, perché so che questi costumi provengono dalla sua sartoria? Sì, noi abbiamo un atelier a Reggio Calabria e in più abbiamo la sartoria, realizziamo costumi sia per il teatro che per il cinema. Per esempio abbiamo realizzato ultimo la cavalleria rusticana proprio qui vicino nella zona di Palmi. Poi abbiamo fatto l'Adriana Le Crouvier a Reggio, la Carmen, e stiamo lavorando anche in Sicilia, facciamo anche dei cortei storici in Sicilia. Quindi diciamo non ci fermiamo solo a quello che era la storia, il costume nel modo diciamo come ricopiato, però cerchiamo di copiarlo così fedele dal quadro, come infatti non è altro che in questi giorni lei sa che è stata. Allora ci arriviamo, il prossimo appuntamento è nella nobile Seminara. Sì, e quindi quello di Carlo V a Seminara, che in pratica non era altro che nel periodo del 1535, quando Consalvo Fernandez venne, e ovviamente nelle terre di Gioia, e poi arrivò il Carlo V l'imperatore, e quindi a Seminara andremo a ripercuotere quello che lui ha fatto, è entrato con l'entrata trionfante. Quest'anno la faremo in grande stile, ci saranno 300 figuranti con i costumi realizzati apposta per le famiglie di Seminara, per i nobili, e per Carlo V abbiamo realizzato delle armature in oro e in più i gioielli che porteranno sia l'imperatore, sia le allegorie e sia tutte le famiglie nobili sono stati dei gioielli realizzati dal grandissimo Gerardo Sacco, che saluto e che ammiro sempre. Grazie e tanti auguri per tutti gli impegni. Grazie a voi e di nuovo vi ringrazio, perché siete davvero una televisione che andate a far riscoprire quello che è realmente la Calabria, quella è la nostra zona della Piana. Il vero volto della Calabria. Grazie.